Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo webinar che prende, diciamo, un po' spunto da quelli dal seminario di approfondimento su Bordeaux che abbiamo fatto l'anno scorso. In realtà oggi ci focalizzeremo più su un aspetto che in genere è abbastanza complicato per chi si approccia per la prima volta alla regione di Bordeaux e che durante le lezioni per i corsi non si tratta in maniera approfondita, ossia quello del senso della classificazione dei vini di Bordeaux, in particolare quella storia del 1855. Quindi oggi faremo una brevissima introduzione sulla zona, sul territorio, una breve panoramica, tanto per riepilogare dove siamo. Quali sono i vitigni, insomma, le basi, diciamo, della zona di Bordeaux, e poi faremo un excursus storico, senza anche lì entrare troppo nei dettagli, se no più che un webinar diventa una maratona, e vedremo quali sono gli antefatti legati alla classificazione di Bordeaux del 1855. Perché ancora oggi sia un riferimento importante per questa zona vinicola, e soprattutto vedremo come oggi questa classificazione si riflette sul mercato dei vini bordolesi, se abbia o meno ancora un significato e se se ne possono trarre. Se se ne possono trarre degli insegnamenti magari per altre zone della Francia che in questo momento stanno vivendo delle situazioni tra virgolette simili. Ma iniziamo perché se no si fa tardi. Allora, come zona, sapete, siamo sulla parte occidentale della Francia, siamo nella zona di Bordeaux, in particolare all'estuario della Gironda. Le classificazioni, giusto per fare un piccolo ripassino su Francia e Italia velocemente, sapete che appunto c'è questa corrispondenza fra le piramidi della qualità italiana e le piramidi della qualità francese. In particolare la zona, le cosiddette AOC francesi, che sono queste, corrispondono grosso modo alle nostre DOCG. In Francia non esiste, in Francia non esiste più dal 2009 le cosiddette appellation d'origine, che erano il corrispettivo delle nostre DOC. Anche questo probabilmente lo saprete, le AOC francesi sono Le AOC francesi hanno una sorta di gerarchia implicita, nel senso che dal punto di vista legislativo sono tutte denominazioni di origine, tuttavia però in ogni regione francese abbiamo una stratificazione, se così vogliamo dire, delle denominazioni. E quindi avremo sempre una denominazione regionale. Una denominazione, questo può anche non sempre esserci, più piccola, diciamo distrettuale, quindi delle sottozone della regione, e il culmine della piramide della qualità francese sono le cosiddette denominazioni comunali. Esistono poi zone in Francia, come la Borgogna, l'Alsazia, in cui le denominazioni di origine arrivano a regolamentare anche la singola vigna. I Grand Cru, Premier Cru di Borgogna, i Grand Cru alsaziani stanno tutti, diciamo, in questa fascia. Le top delle denominazioni di origine della zona del Bordolese sono le denominazioni di origine
La zona di Bordeaux è suddivisa in queste zone tradizionalmente più importanti, come che probabilmente già conoscerete. Vediamolo un attimo. Il Médoc, la cosiddetta Rive Gauche, siamo sulla riva sinistra della Gironda, questa è la Gironda, le storie della Gironda. Il Médoc si trova sulla riva sinistra della Gironda, le vigne sono tutte in una fascia collinare, poi dopo avremo modo di vederlo, che è distribuita in questa parte qui. La riva destra con il Libournais, con le zone di Pomerol e Saint-Émilion, veramente molto piccola, vedete Pomerol rispetto alle altre denominazioni, giusto i piccoli villaggi di Saint-Estèphe-Pauillac e Saint-Julien. La zona Entre-deux-Mers, la grande zona Entre-deux-Mers, la zona delle Graves, in cui all'interno ci sono le zone dei vini dolci, Parsac, Sauternes, Ceyron, Loupiac e Saint-Croix. Questa è grosso modo, diciamo, la conformazione storica delle aree vinicole del Bordolese. Facendo oggi, diciamo, una trattazione più dal punto di vista storico dell'evoluzione, quindi del mondo del vino nella zona di Bordeaux, molto spesso ci riferiremo parleremo della zona del Médoc, perché poi la storia di Bordeaux nasce tutta dalle prime vigne che stavano intorno a Bordeaux, quindi nella zona di Pessac-Léognan e via via su nel Médoc. Questa è una versione ingrandita in cui potete vedere anche tutte le denominazioni. Solo per dire che da un punto di vista proprio delle AOC, sicuramente la zona del Médoc è quella più semplice, okay? Vedete che ci sono tutta una serie di denominazioni che hanno in comune il fatto che sono consentiti solo vini rossi, okay? E soprattutto non sono tantissimi, è abbastanza facile da organizzare la zona del Médoc. Più complicata e più frammentata si fa la situazione nella riva destra, in particolare nella zona intorno a Saint-Émilion e Pomerol. Ci sono molte più denominazioni, con alcune consentono anche vini bianchi. Rosé e dolci. Dolci sono molto diffusi anche nella zona di Entre-deux-Mers, oltre che nelle zone classiche di Marsac e Sauternes. Facendo un rapido confronto fra le rive, come già sappiamo, però insomma riepiloghiamo velocemente, sappiamo che la riva sinistra, la Rive Gauche, il Médoc, è una zona più calda, quantomeno più temperata. Ed è una zona caratterizzata dalla quasi totale assenza di rilievi collinari ed è una zona molto, specialmente nelle basse colline sassose di Grave Garonnaise, è una zona molto propizia al Cabernet Sauvignon. Qui il Cabernet Sauvignon è in grado di raggiungere delle maturazioni ottimali, infatti, cosa risaputa, che il taglio dei vini della zona della riva sinistra sono sempre il classico taglio bordolese. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, Petit Verdot, però con quasi sempre maggioranza di Cabernet Sauvignon, prevalentemente maggioranza di Cabernet Sauvignon. Sulla riva destra invece si ha un clima più continentale, una zona tendenzialmente più fredda, con terreni più pesanti, ci sono anche delle quote collinari non elevatissime, ma insomma ci sono anche dei vigneti a quote collinari. E questa è la zona d'elezione del Merlot, specialmente nella zona di Pomerol. E infatti vedete, guardando le percentuali dei vitigni, che nel Médoc, seppur di poco,
la maggioranza è Cabernet Sauvignon, è coltivato al 54%, mentre invece sulla riva destra, vedete, Saint-Émilion e Pomerol, in cui domina il Merlot con l'80% in tutte e due le zone e con una percentuale in entrambe le zone molto piccola di Cabernet Sauvignon. Qui il Cabernet Sauvignon è spesso sostituito dal Cabernet Franc, specialmente a Saint-Émilion, che ha una capacità di maturazione sicuramente migliore rispetto al Cabernet Sauvignon. E a Saint-Émilion, citando Cheval Blanc, insomma, è un caso abbastanza raro di un vino a maggioranza Cabernet Franc, seppur di poco. Ma entriamo un po' nel vivo delle nostre questioni, delle questioni storiche, cercando di non esagerare con i dati storici, ma facendo una panoramica che ci aiuta a comprendere perché siamo arrivati alla classificazione di Bordeaux. Allora, innanzitutto va detto che Bordeaux deve la sua ricchezza al fatto di essere una zona commerciale molto importante. E questo inizia a partire dal 1152, con il matrimonio di Eleonora d'Aquitania con il futuro re d'Inghilterra, Enrico II. La zona della Garonna, della Gironda, passa sotto il dominio inglese e rimarrà parte del Regno d'Inghilterra fino alla fine della Guerra dei Cent'anni, quindi a metà del 1400. In questo periodo Bordeaux acquista un'importanza commerciale fondamentale, soprattutto grazie ai commerci con l'Inghilterra, che ovviamente sono commerci su cui non pesa nessun tipo di dazio doganale. E soprattutto perché gli inglesi iniziano un fiorente commercio di vino da Bordeaux. I claret bordolesi sono molto richiesti in Inghilterra. Quindi, claret perché appunto i vini dell'epoca erano dei vini chiari, dei rosati scuri sostanzialmente, molto semplici, molto leggeri, anche non con capacità di invecchiamento, vini da bere giovani, altrimenti andavano a male, si sciupava. E opposti a questi claret, dalla regione del Quercy, siamo nella zona di Cahors, che però era fuori dal regno inglese, arrivavano i cosiddetti black wines, vini più scuri, più tosti, più importanti, che, va detto, molto spesso si fermavano nel porto di Bordeaux e venivano utilizzati come correttivi dei pallidi vini della zona di Bordeaux. In questo momento le vigne bordolesi si trovano nei dintorni del borgo di Bordeaux, si trovano nella zona subito a sud di Bordeaux, Pessac, e nella zona subito a nord all'inizio della striscia del Médoc. Bordeaux vede con questo successo commerciale dei propri vini, vede l'occasione per fare in modo che il commercio di vino diventi la sua attività principale. E quindi dal 1370 fino alla fine del 1700 si instaura il cosiddetto privilegio di Bordeaux, ossia tutti i vini che arrivano dagli OPI, quindi a monte della Garonna, il fiume su cui Bordeaux si trova, venivano sostanzialmente bloccati fino a dicembre, quindi si costringeva coloro i quali importassero vino dalle zone a monte ad aspettare fino al periodo natalizio per poter vendere i vini, dando un privilegio importantissimo ai vini prodotti a Bordeaux. Questo ha due conseguenze. La principale è che si segano completamente le gambe a tutte le zone a monte. Le zone di Cahors, di Gaillac, cominciano a perdere importanza. I vini di Gaillac
di Albi e del Quercy di Cahors erano molto commerciate nel porto di Porto. Si fermano a Bordeaux, rimangono lì e continuano ad essere utilizzati per arricchire i vini di Porto. E i vini di Bordeaux hanno un successo clamoroso e di conseguenza aumentano le vigne che vengono impiantate nella zona di Bordeaux e quindi nel Medoc. In particolare nel Medoc, perché poi gli olandesi, un altro importante partner commerciale di Bordeaux, specialmente dopo la fine delle guerre di religione, diventano gli attori principali e cominciano a fare tutta una serie di operazioni, principalmente di canalizzazione e di bonifica del Medoc, che consentono ai produttori, ai proprietari terrieri di Bordeaux di cominciare a coltivare anche nelle zone che una volta erano paludose, in queste collinette molto basse che escono da queste paludi. Le zone intorno al marais, alle paludi di Bordeaux vengono bonificate e su queste collinette si cominciano a coltivare le vigne e si cominciano a formare le prime tenute, che ovviamente nobiliari, chiaramente, si accaparrano i terreni migliori, le zone migliori, da subito individuate. Gli olandesi portano vari miglioramenti tecnici, soprattutto perché i vini che loro volevano erano vini che fossero capaci di sostenere viaggi in mare prolungati, quindi vini strutturati, potenti, introducono varie innovazioni tecniche, per esempio l'agliumetto hollandaise, ossia la pratica di bruciare lo zolfo nelle botti per sanificarle, quindi una proprio primordiale forma di aggiunta di solforosa, che aveva appunto la caratteristica di disinfettare e stabilizzare il vino per i lunghi viaggi in mare. Aumenta la produzione di vini bianchi che gli olandesi volevano per la distillazione e aumenta la produzione di vini dolci, perché i vini dolci erano bene pregiatissimo per la nobiltà dell'epoca. Insomma, sapete tutti che l'importanza dei vini dolci è stata predominante, e i vini rossi come grandi vini sono arrivati abbastanza dopo rispetto ai grandi vini dolci e ai grandi vini bianchi. Si comincia quindi a distinguere nel commercio del vino di Bordeaux i vini che provengono dalle zone più basse, quindi si comincia a dare una prima indicazione dell'origine di questi vini, quindi si comincia a dire che ci sono i vini del Marais, quelli delle zone più interne, più lontane dalla Gironda, e che ci sono i vini delle Palus, quelle più vicine, dove ci sono i terreni più pesanti, quindi dove ci sono i vini più rustici. Quindi i mercanti, e ora arriveremo anche a parlare dei mercanti, già sanno quali sono i vini più interessanti, i vini, o perlomeno le caratteristiche dei vini, quindi i vini quelli forti, strong, più grossolani, più d'attaglio, e poi ci sono i vini quelli più delicati, quelli volendo anche più eleganti, magari più adatti a un certo tipo di commercio rispetto a un altro, e i vini delle Palus magari utilizzati insieme ai vini che arrivavano dalle zone a monte per rinforzare i vini più leggeri. Col passare del tempo, acquistano fama commerciale, anche le singole zone, i singoli villaggi, i singoli comuni. Si comincia a sentir parlare nei documenti commerciali, si cominciano a trovare citazioni, di vini pregiati che provengono da Margaux, oppure dei vini di Pauillac, per esempio. Si cominciano quindi a circoscrivere le zone produttive e a differenziarne le caratteristiche, quindi vini più potenti, più strutturati di Pauillac, i vini più eleganti di Margaux. E in questa fase, quindi più o meno alla fine del 1700, già troviamo delle tenute ben avviate e che soprattutto si sono installate in quelle che ancora oggi sono considerate le zone, le vigne migliori del Medoc. Tenete conto che in questo momento la riva destra è ancora
fuori dal commercio, dal grande commercio dei vini bordolesi. La riva destra ci sono poche tenute, sono poco conosciute dai grandi commercianti che fanno tutti base a Bordeaux, e sono comunque ritenuti vini meno interessanti rispetto a quelli che si producono nel Medoc, e i prezzi ovviamente sono decisamente più bassi. Quindi, dopo aver identificato le zone, dopo aver identificato i singoli village da cui provengono i vini più interessanti, a un certo punto si comincia a sentir parlare anche del cru. Si comincia a trovare questa parola che oggi, specialmente in Italia, si tende a utilizzare con un significato ben diverso, ossia oggi quando si parla di cru si tende a darne un'interpretazione territoriale, quindi quando si parla di un cru si parla di una vigna, di una specifica zona, diciamo tendenzialmente ristretta, quindi una vigna, una parte di una vigna, o comunque non un territorio vasto. Il significato originale di cru, quello con cui si utilizzava a Bordeaux e che ancora oggi continua a essere quello con cui viene utilizzato, è il concetto che con il cru si identificava un vino di grande qualità prodotto da uno specifico produttore. Ok? Quindi il cru è, nell'accezione bordolese, il vino prodotto da una specifica tenuta. Quindi il cru, la bottiglia di vino di Château Lafite Rothschild, è un cru. Quindi si identificava il vino finito senza una particolare attenzione a come fossero distribuite le vigne. Certo, si sapeva che erano, per esempio, nella zona di Pauillac, ma non c'era una catalogazione precisa della singola vigna. E comincia in questo periodo la grande propensione bordolese al marketing, e con marketing non intendo solo la pubblicità, ma intendo veramente un concetto che abbraccia tutto l'ambito del commercio, quindi dall'idea fino alla vendita. E uno dei primi grandi esperti, tra virgolette, di marketing fu Arnaud de Pontac, proprietario di Aubryon a Pessac-Léognan, che fu per primo ad avere l'idea di avere una sua taverna, in particolare il Pontac's Head a Londra, in cui si vendeva solo il suo vino, perché a quei tempi il vino di una singola tenuta, con il nome della tenuta che lo produceva sulla bottiglia o sulla botte, non era una cosa così scontata, anzi, non lo era per niente. Tant'è che si comincia a identificare le singole tenute con il termine Château, che sta a identificare che quel vino proviene da quella specifica tenuta e non da quella zona o da quei produttori, o il mercante ha comprato il vino da quel produttore e poi me l'ha venduto. No, Château diventa un sinonimo di produttore di qualità, quindi non tutte le tenute hanno inizialmente il termine Château davanti, si comincia, arriva più tardi, l'usanza di utilizzarlo per tutte, e come vedete anche in questa citazione che vi riporto, quando si parla dei crù importanti intorno al 1700, si parla di Latour, Lafite, Château Margaux, che già aveva questo termine che la esaltava, e Pontac intendendo appunto Aubryon. Quindi Château diventa quasi un marchio di qualità, quindi chi era Château qualcosa già si parlava di una tenuta i cui vini erano dei vini affermati. E lo erano in un contesto commerciale molto particolare. Lo erano in un contesto commerciale molto particolare, che è quello appunto bordolese, in cui, come dicevo all'inizio, la ragione d'essere principale era quella del commercio. La produzione di vini di alta qualità era una conseguenza. Quindi a Bordeaux gli attori principali della scena vinicola, se così vogliamo dire, non sono i produttori, non sono i vigneron, ma sono
i négociants e i courtiers, ossia gli attori più addentro alle pratiche commerciali. I courtier sono gli intermediari, coloro i quali mettevano in contatto domanda e offerta, quindi sapevano quali vini si producevano e quanti vini si producevano nelle varie tenute, e sapevano di che vini avevano bisogno i négociants, i grandi mercanti, coloro che dominavano il mercato del vino bordolese. Perché dominavano il mercato del vino bordolese? Perché il vino sostanzialmente lo facevano i négociants, perché tramite i courtier compravano il vino dai produttori e poi tutto quello che avveniva dopo era fatto in casa dal négociant. Quindi il négociant faceva gli assemblaggi e quindi mescolava vini anche di tenute diverse, a meno che non avesse richieste di avere vini di specifiche tenute, quelle più famose di cui parlavo prima, cioè nel 1700, altrimenti lo assemblava sulla base di quelle che erano le sue prospettive di vendita e soprattutto procedeva all'affinamento nelle proprie cantine, nei propri magazzini, e nella stragrande maggioranza dei casi il vino veniva rivenduto in botte, più tardi, molto più tardi, imbottigliato. Pensate che questa pratica è andata avanti e ancora tuttora continua fino al 1950 e passa. Esistono degli imbottigliamenti di alcuni grandi vini che sono sia fatti direttamente dal produttore che fatti dal négociant, quindi della stessa tenuta. Ci sono vini affinati e assemblati dal négociant e vini affinati dal produttore. Quindi una cosa abbastanza particolare, però il commercio era così dappertutto, anche da noi in Toscana funzionava così: il produttore, il vignaiolo, faceva il vino o vendeva direttamente l'uva a colui poi che faceva il vino, l'assemblava e lo vendeva. Insomma, il produttore che si fa il vino in casa è una cosa abbastanza recente. E il fatto di poter gestire in questo modo la domanda e l'offerta di vino ha fatto sì che gli attori più importanti, il potere nel commercio del vino bordolese per secoli sia stato in mano ai négociants piuttosto che ai vigneron. Questo è un po' lo schema di cui vi parlavo ora. Vedete appunto il produttore di vino, il vigneron, vende al négociant su intermediazione del courtier. E questo sistema di vendita, ossia con il vino che viene piazzato, venduto ai vari négociants, prende il nome di Place de Bordeaux, e la Place de Bordeaux, che sta a indicare appunto la realtà commerciale del vino di Bordeaux, è un concetto che ancora ad oggi è molto valido, modificato, ma è ancora tuttora valido. Poi lo vedremo meglio. In questo schema, in tutto questo schema, manca un tassello fondamentale, che è una delle caratteristiche del mercato del vino bordolese e che tende un po' ad allontanare, diciamo, l'apprezzamento da parte degli appassionati, specialmente negli ultimi anni, ossia il fatto che il cliente, l'appassionato, il bevitore, in questo schema è completamente escluso, perché dopo che il négociant compra il vino dal produttore, non è detto che il tassello successivo sia la vendita al cliente. No, il négociant può vendere a importatori, altri négociant, dettaglianti, quindi ci sono fra il négociant, fra il grande mercante e il cliente, tutta una serie di step intermedi che allontanano abbastanza la realtà commerciale dalla realtà del cliente finale, dell'appassionato, con conseguenti, specialmente qualche anno fa, aumenti di prezzo abbastanza difficili da spiegare, specialmente nelle annate non buone. Poi, se volete, questo concetto si approfondisce. In tutto questo sistema di vendita si inserisce
si inserisce la classificazione del 1855. Perché nel 1855, come sapete, all'Esposizione Universale di Parigi, Napoleone III chiede alla Camera di Commercio di Bordeaux che gli vengano inviati per esporli i migliori vini del Dipartimento della Gironda. Quindi non si parla solo della riva sinistra, ma si parla di tutto il Dipartimento della Gironda, compresa anche la riva destra. Come viene fatta questa classificazione? A Bordeaux non si era mai fatta una classificazione. Esisteva un sistema per identificare le tenute che non fossero quelle nobiliari con dei termini che ancora oggi esistono, che sono quelle dei crus bourgeois, i crus artisans e i crus paysans, che identificavano più che il vino, il cru, lo stato sociale di colui che produceva il vino, quindi borghese, artigiani e contadini. Quindi era l'unica, diciamo, tra virgolette, classificazione che esisteva. Quindi a Bordeaux vengono un po' colti di sorpresa da questa richiesta e il modo in cui stilano la lista di questi vini da esporre all'Esposizione Universale è molto pragmatico, molto bordolese. Ossia i courtier mettono mano ai loro registri e cominciano a guardare i prezzi a cui i vini delle tenute più importanti venivano venduti. Quindi i prezzi con cui questi vini venivano venduti dai produttori ai negozianti e poi successivamente dai negozianti. Quindi si fa una classifica di quelle che sono le tenute che vendono i vini a prezzo più alto, che in quel periodo storico era assolutamente rispecchiava la qualità del vino, quindi sicuramente quelli venduti a prezzi più alti erano i migliori, le tenute storie, quelle più famose, quelle i cui vini erano più pregiati e più ricercati, e si fa una classifica basata su 5 livelli per quanto riguarda i vini rossi e su 3 livelli per quanto riguarda i vini dolci. In 2 sole settimane viene buttata giù questa lista, proprio guardando i livelli, appunto, dei prezzi dei vini e suddividendoli più o meno in categorie di prezzo omogeneo. Si tiene fuori completamente la riva destra non viene classificata. Perché? Perché non era conosciuta, perché i produttori erano molto pochi e perché la qualità dei vini era ritenuta in maniera universale decisamente inferiore alle tenute che facevano i grandi vini rossi del Médoc. Questo è il motivo per cui nel 1855 non c'è nessun vino della riva destra classificato. Questo è l'elenco, così ve lo butto là proprio, tanto insomma, giusto per farvi vedere quali sono le 5 categorie con i cru classé. Ovviamente non sono tutti quelli originali, nel senso che non è che se ne sono aggiunti di nuovi, ma nel corso degli anni ci sono state delle suddivisioni. Per esempio Léoville inizialmente era classificato come singola tenuta, adesso ci sono 3 tenute Léoville, che ovviamente si portano dietro il rango di deuxième cru, e ce ne sono altri di questi esempi, per esempio Pichon o altri che vedremo meglio magari nel Sauternes. Anche lì nella classificazione di Sauternes e Barsac ci sono state delle suddivisioni. Questa classificazione, poi ci torneremo sopra, ma questa classificazione non è mai stata modificata nel corso dei secoli. È rimasta quella originale del 1855. L'unica modifica che è stata fatta è quella di Mouton Rothschild, che era deuxième cru classé e che nel 1973 è stato promosso a rango di premier cru, insieme a un'altra tenuta, mi sembra Cantemerle, se non sbaglio, che è stata promossa
al rango di Saint-Chien Cru-Classé. Questa invece è la classificazione di Sauternes e Barsac, anche qui vedete che ci sono dei nomi che troviamo più volte, tipo Château d'Oisy nei Deuxième Cru, che adesso sono tre tenute, d'Oisy d'Aen, d'Oisy du Broca e d'Oisy Vendry. Vedete Château di Quéma, altra particolarità che sta là su da solo, come unico nella categoria Premier Cru superiore. Tutto ciò avviene quando ancora non esistono le AOC ancora non ci sono e quindi la classificazione è una cosa a sé stante. La classificazione vive completamente slegata e sempre sarà in una scatola chiusa a sé stante dalle denominazioni di origine. Le AOC arrivano dopo, nel 1937, e le AOC diventano successivamente il riferimento qualitativo della zona di Bordeaux. Tuttavia, i riferimenti commerciali continuano ad essere quelli legati alla classificazione dei Cru Classé. Alla classificazione di Médoc si aggiunge quella della riva destra, sulla Saint-Emilion, nel 1955, fatta su criteri leggermente diversi, ma comunque in ogni caso basata sempre sulla classificazione in Premier Cru, Premier Grand Cru e Premier Grand Cru classé A e B. Questa classificazione viene rivista ogni 10 anni, qui trovate i primi Grand Cru A dell'ultima revisione, che è quella del 2012. La prossima è in corso di messa in opera. Avvicinandoci alle conclusioni, che possiamo dire del classement del Médoc? Cos'era? Perché è resistito fino ad oggi? Perché non è mai stato cambiato? Beh, è tutto molto implicito. Diciamo intanto che questa classificazione era stata fatta come sorta di guida ai vini esposti all'Esposizione Universale e che doveva rappresentare, nelle intenzioni che l'aveva fatta, una fotografia istantanea delle opinioni commerciali sulla qualità dei vini dei courtier di quell'epoca. Quindi doveva fotografare semplicemente lo stato dell'arte del 1855. Questi sono i migliori vini di Bordeaux oggi. E quindi, come vedete dal secondo grafico, quello in basso a destra, si escludevano completamente dal novero dei grandi vini, tutti quelli della zona della riva destra, delle Graves e della parte nord-ovest di Bordeaux. Si vendevano a livelli di prezzi qualitativamente alti solamente i Premier Cru, i Deuxième Cru, eccetera, eccetera. Addirittura i vini della riva destra come prezzo sono inferiori a quelli che erano i Cru bourgeois dell'epoca. Eppure questa classificazione è rimasta scolpita nella roccia e ancora oggi guida le scelte commerciali dei grandi vini di Bordeaux. Perché? Beh, per tutta una serie di motivi concomitanti. Il primo è che la validità di questa classificazione viene riconosciuta da tutti, anche dai produttori che stavano nelle categorie più in basso, escluso Mouton Rothschild ovviamente. E quindi il fatto di essere condivisa unanimemente ha fatto sì che tutti ci restassero più o meno aggrappati, soprattutto perché nella prima fase, dopo l'uscita della classificazione, i prezzi dei vini cominciano, in maniera fra l'altro abbastanza rapida, a stabilizzarsi ognuno all'interno della sua categoria. Quindi i primi Cru Classé restano tutti più o meno nella stessa fascia di prezzo,
I design Pro Classé vengono tutti commerciati più o meno nella stessa fascia di prezzo e così via fino alla quinta, al quinto livello. Perché questo? Perché era comodo, soprattutto avere un riferimento commerciale che identificasse a colpo d'occhio la qualità del vino, ma soprattutto perché i courtier, visto che l'avevano fatta loro, cominciano a utilizzare il classement per stabilire i prezzi nella fase delle contrattazioni. Quindi sicuramente la validità della classificazione è legata alla qualità dei vini, questo è indubbio, lo è sempre stato, e il fatto di essere all'interno di quella classificazione è una garanzia che i vini prodotti da quegli chateau saranno sempre vini di qualità. Tuttavia, è anche molto legata alla situazione commerciale di Bordeaux, alla Place de Bordeaux e al fatto che al comando della situazione commerciale ci fossero prima di tutto i négociants e i courtiers rispetto al potere inizialmente molto inferiore rispetto ai produttori del vino. E poi diciamocelo, non ultimo, il motivo che la classificazione è diventata un abilissimo strumento di marketing, uno strumento pubblicitario che è stato usato con grande sapienza per esaltare le qualità dei vini che stanno all'interno di questa classificazione, nonostante che questa classificazione sfidi o sembri sfidare, punto interrogativo non ce l'ho messo perché sono dubbioso io, ma perché poi lascerò con una provocazione. La classificazione classifica, il Classement de Bordeaux del 1855 classifica i vini specifici prodotti da una specifica tenuta, quindi il vino finito, senza considerazione per dove si trovano le vigne, se ci sono state vendite, scambi di vigne fra un produttore e un altro, classifica il vino finito. Quindi sembra una classificazione che sfidi apertamente il concetto di terroir, per come lo intendiamo oggi. Quindi una classificazione, una qualità, si potrebbe dire, esagerando, a discapito del terroir. E questo è un altro dei grandi motivi che ha fatto scendere un po' Bordeaux nei gradimenti degli appassionati. Vini molto manipolati, tecnicamente esagerati, con gli enologi alchimisti e soprattutto vini non di terroir, a discapito di altre zone francesi in cui invece il terroir sembra essere un po' la guida. Sulla definizione di terroir, ci arrivo, me la lascio per la fine. E sì, vi darò una mia definizione di terroir. Per la fine è un concetto scivoloso, ma coraggiosamente mi ci addentrerò, proveremo. Questa è una classifica rivista nel 2017, fatta da Livex, che è un consorzio di mercanti, analisti di mercato, analisti di dati, che ogni 2 o 3 anni rivede la classificazione di Bordeaux basandosi sempre sullo stesso criterio utilizzato nel 1855, ossia il prezzo a cui vengono venduti i vini, e stiamo parlando del negozio, eh? Stiamo parlando sempre a livello di scambio commerciale di negozio, non di prezzi finali, perché se no qui stiamo parlando di casse da 12 bottiglie, sono prezzi che non sembrano tanto in mercato. E ci sono delle sorprese, ma non troppe. Quindi questa prima fascia qui è scolpita nella roccia. Sono sempre loro, per il motivo che vi dicevo prima, è un meccanismo che crea un circolo virtuoso, ossia io sono un premier cru classé, ci devo rimanere, devo fare in modo di produrre grande vino di qualità. Sono un cru classé, quindi sarò comunque più richiesto, sarò comunque più voluto, la domanda di questo vino sarà sempre più alta. È una sorta di circolo commerciale, virtuoso per la qualità dei vini, vizioso perché i prezzi
si muovono in una maniera molto spesso isolata dal mercato. E ci sono anche delle sorprese fra i super second, che sono i vini che stanno subito al di sotto, in questa fascia qui, che stanno subito al di sotto dei premium cru classé. Ci sono delle sorprese, per esempio l'Inchbage, che era un cinquième cru classé, o Smithot Lafitte, che non era ovviamente presente nella classificazione del 1855. E scendendo dai livelli del troisième fino al cinquième, vedete che la situazione, questi sono quelli originali del 1855, vedete che la situazione si fa più sfumata, ci sono delle variazioni di prezzo dei vini scambiati oggi, ma che comunque non sono così eccessive. Okay? Quindi il sistema continua a reggere, continua a funzionare. Nonostante questo, non è un sistema che è mai stato preso in considerazione dall'INAO, dall'istituto che originariamente promosse la promulgazione delle denominazioni di origine delle AOC, e non è mai stato integrato all'interno delle AOC, al contrario di quello che è stato fatto per altre classificazioni. I motivi sono tanti, anche misteriosi. Sicuramente ha continuato e sempre continuerà a essere utilizzato come un sistema di classificazione parallelo a quello delle AOC. Motivi, appunto, vi dicevo, sono tanti, ora non mi vorrei addentrare perché già stiamo allungando un po' troppo il webinar, però uno dei motivi principali è perché questa classificazione era stata fatta dalla Camera di Commercio di Bordeaux. E quindi un organismo che era completamente al di fuori del controllo dell'INAO, dell'ente che doveva promulgare le AOC, e che comunque non si è mai fatto carico di incorporare queste definizioni di premier cru, anche perché non c'era una netta separazione territoriale. I vari premi cru classé avevano vigne anche sparse su comuni e su zone diverse, quindi diventava molto complicato far interagire, incrociare i pezzi di questo strano puzzle bordolese. Com'è oggi? Oggi ci sono varie sfaccettature. Diciamo che i negozianti non hanno più quel potere di regolamentazione del mercato così forte come era nel 1855. Sicuramente sono potenti, ma i grandi vini, i vini top, il commercio di questi vini è saldamente in mano alle tenute più importanti, ai grandi premier cru classé, controllano in maniera molto dettagliata la vendita dei propri vini, soprattutto con il sistema della vendita en primeur, che è una delle caratteristiche più importanti del mercato vinicolo di Bordeaux. Perché? Perché la caratteristica della vendita en primeur, che è proprio una peculiarità della Place de Bordeaux, del commercio bordolese, consiste nel fatto che i vini vengano presentati ai negozianti, ai mercanti, alla stampa, e in generale al mondo del commercio del vino la primavera successiva alla vendemmia. Quindi quest'anno ci sarebbe dovuto essere l'anteprima della vendemmia 2019. Questo fa sì che, chi è inserito in questo sistema di vendita, le tenute che sono inserite, che sono la maggior parte in questo sistema di vendita, hanno modo di avere un flusso di cassa più continuo, quindi riescono a vendere il vino senza necessariamente aspettare l'effettivo imbottigliamento. Di contro, però, ovviamente lo vendono a un prezzo che è quello che viene definito con quegli assaggi lì, con gli assaggi primaverili, quindi di un vino non completamente affinato, con la malolattica che è appena finita di svolgere o in alcuni casi ancora non ha terminato. Quindi,
prezzi che tendenzialmente sono più bassi di quelli finali, il che consente al negoziante di comprare vini a dei prezzi leggermente più bassi e consente al produttore di avere un flusso di denaro stabile e di attutire i colpi di un'eventuale annata che poi a effettiva uscita sul mercato si rivederebbe magari un'annata minore. Ovviamente, visto il trend, specialmente degli anni 90 e inizio 2000, dei prezzi che salivano continuamente anche nelle annate non buone, alcuni chateau hanno pensato bene di cominciare a vendere a tranche, quindi di vendere solo una parte dei loro vini nella fase dell'imprimer e vendere il resto alla fine, quando i prezzi poi erano effettivamente stabilizzati. Oh, questo è quello che vi stavo dicendo ora. L'influenza della critica è un altro fattore importante. Robert Parker, è diventato l'eminenza grigia di Bordeaux fino dal 1980 fino al 2000, era 2002, 2003, 2004, è stato veramente colui che fissava i prezzi dei vini, cioè i prezzi dei vini venivano fissati dopo le sue degustazioni durante la fase imprimer, tant'è che nel 2002, un anno in cui lui non poteva partecipare alle degustazioni dell'imprimer, si scatenò il panico sulla piazza di Bordeaux perché dice: cavolo, ora i bordolesi dovranno rimparare a farsi i prezzi da soli, a mo' di battuta per indicare quanto le degustazioni di Robert Parker fossero fondamentali per il mercato di Bordeaux. Così come un'altra figura fondamentale, molto spesso identificata in maniera non proprio elogiativa, è quella dell'enologo. Enologo è figura fondamentale a Bordeaux per vari motivi, cambiamento climatico, in alcuni casi il voler seguire quelle che sono le predilezioni della critica. Nonché il cambiamento delle tecniche agricole o delle tecniche di vinificazione. Pensate a Émile Peynot, grande enologo nato a Madiran, e non è un caso, che portò negli anni 50 a una grossa rivoluzione a Bordeaux, che era quella della malolattica, ossia questa fermentazione che non si sapeva controllare, molto spesso era mal vista. Peynot fu uno dei primi a dire no. Questa è una fermentazione fondamentale che va controllata. Quindi una grandissima rivoluzione nei vini, nello stile e nelle vinificazioni bordolesi. Fra i suoi allievi, uno dei più famosi è Michel Rollin, grande enologo anche Stéphane de Renoncourt. Insomma, sono figure, nomi che si sentono, molto spesso appaiono anche nei film. Michel Rollin, per esempio, viene dipinto in maniera non proprio egregia nel mondo vino, male, l'enologo volante, grande enologo, grandissimo enologo, in quel film gli fanno solo dire microossigenate, 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 sembra un po' che lui facesse solo quello, però fortunatamente per noi, ed è un esempio, lo splendido Cap de Fougères, che è un vino che si compra a prezzi ragionevoli e che è veramente interessante. Chiudiamo con un paio di battute, quindi ci rilassiamo un attimo, usciamo dalla fase, poi vi lascio liberi, sono già le 7, quindi mi scuso per il ritardo, ma chiudo, sono veramente alle ultime due slide. Chiudo con la famosa, forse per tutti di voi non lo sarà, ma insomma se ne sente parlare, c'è stato il film Battle Shock, o come in italiano Napa Valley, credo si intitoli, con il fantastico Alan Rickman, che mi sta simpaticissimo a prescindere. Purtroppo non c'è più, ma insomma. La questione del giudizio di Parigi, la famosa degustazione del 1976, in cui vennero messi a confronto dei
grandi vini bordolesi con dei rossi, con dei rossi della California e dei grandi bianchi di Borgogna, Chardonnay con degli Chardonnay californiani. Tenete conto che nel 76 la California non era assolutamente sulla mappa del mondo del vino, anzi era tendenzialmente molto snobbata. Cosa successe in questa degustazione? Beh, in questa degustazione c'erano esclusivamente giudici francesi, si tenne a Parigi, c'erano membri dell'INAO, sommelier, produttori, fra cui anche Aubert de Villene di Romanée Conti. Vennero fatti degustare questi vini rigorosamente alla cieca, senza sapere che vini fossero e quali annate fossero, e il risultato fu clamorosissimo. I primi classificati, sia fra i bianchi che fra i rossi, furono dei vini californiani. Questi sono i risultati. Per pochissimo scarto, il famoso ormai celeberrimo Stag's Leap, con un minimo scarto su Chateau Mouton Rothschild, e fra gli Chardonnay, Chateau Montelena rispetto allo Charme di Rouleau. Cosa si può dire su questa degustazione che viene spesso portata come esempio della grandezza dei vini californiani? Beh, si può dire che è una degustazione che non ha né capo né coda, sostanzialmente, da un punto di vista metodologico, prevalentemente. Perché? Non furono date indicazioni ai giudici, gli fu solo detto date dei voti in ventesimi. I giudici non sapevano che vini c'erano, non sapevano che annate c'erano. I giudici erano francesi, quindi non ci fu accordo sulla scala dei voti da dare e i giudici francesi pensarono bene di cercare, trovare fra i vini in degustazione gli americani e bastonarli. Bastonature con voti che andavano dal 7 all'8 al 9, che in ventesimi significa un'insufficienza grave per un vino. Il risultato è che purtroppo, accecati da questa ricerca del vino americano, bastonarono i francesi. Questo perché appunto non ci fu accordo sulla metodologia di degustazione e soprattutto quando vennero fatte le somme dei voti, si fece una semplice media aritmetica dei voti, senza fare medie pesate, senza scartare voti più alti e più bassi, come in genere si fa durante i panel di degustazione. Questo non vuol dire che i vini americani fossero cattivi, ovviamente, significa solo che i risultati non sono realistici. Quello che però è realistico è che i francesi furono, per la prima volta forse nella storia, battuti al loro gioco, che è quello del marketing. Questa degustazione fu un grandissimo colpo di marketing per i vini americani, per i vini californiani, che si ritrovarono, che fino a quel momento erano assolutamente snobbati, si ritrovarono proiettati sulla scena internazionale, divenendo una delle regioni vinicole più quotate e più valutate al mondo attualmente. Sebbene ovviamente non ci sia, riguardando i nomi. Un altro fattore, ecco, che mi sono dimenticato, è l'annata, le annate che erano in degustazione. Annate di vini molto giovani per i francesi, annate invece di vini prontissimi per gli americani, ok? Che di base erano sicuramente vini più apprezzabili in gioventù rispetto ai grandi Chateau. Questo è un altro fattore ha penalizzato molto i francesi, ora non lo dico per difendere i francesi, ma insomma. Chiudiamo con la questione del terroir e la provocazione, tra virgolette, con cui vi volevo lasciare. La mia definizione di terroir, che provo a dare, nonostante sia un argomento assolutamente scivoloso, è questa. Per terroir penso siamo tutti d'accordo nell'identificare una zona, una vigna, una porzione di una vigna, un'area ristretta che ha delle caratteristiche climatiche, geologiche, geografiche, di esposizione, di drenaggio assolutamente specifiche e che la rendono particolare e unica.
Questa però per me non è la definizione di terroir, questa è la definizione di territorio. Il terroir, secondo me, comporta anche un fattore umano e quindi io a questi criteri ho detto, aggiungo anche che al terroir si aggiunge anche quelle che sono il contesto sociale, culturale delle tradizioni e delle pratiche vinicole. Che vengono attuate in quella zona. Un vino che viene dalla stessa vigna prodotto da due produttori diversi non sarà mai uguale, perché il terroir, la geologia, la geografia pongono un limite, magari anche eccelso, a cui il vino può arrivare, però per arrivare a quel limite serve la mano del produttore e quindi il contesto produttivo, storico, sociale, culturale, di pratiche vinicole tradizionali o meno, e quindi il cosiddetto manico, ossia la capacità del produttore all'interno del suo contesto culturale e sociale di interpretare quello specifico territorio è fondamentale. Detto ciò, se su questa definizione, so a priori che non saremo tutti d'accordo, oggi si tende a dare una predominanza ai fattori territoriali, quindi geografici, climatici e geologici. Se in qualche maniera ci possiamo avvicinare a una forma di accordo su questa definizione, allora Bordeaux è una delle zone di espressione più quintessenziali del terroir, non di meno di altre zone italiane o francesi, anche, anzi, in alcuni casi forse di più. Perché la capacità di unire il contesto sociale e commerciale con quelle che sono lo sfruttamento dei terroir che ci sono a disposizione è brillantissimo. E lo dimostra, questa è la penultima slide, questa cartina in cui ho preso sulla sinistra quella che identificano le cosiddette collinette, le croûtes graves, considerate migliori dal punto di vista dei terreni per la coltivazione della vite, quindi le vigne top. Ci ho fatto un bordo intorno, che è questo bianco, l'ho disegnato. Ho preso la stessa cartina, con la stessa più o meno scala, in cui sono riportate tutte le tenute classificate nel 1855 e ho spostato semplicemente questa parte, questo bordo ritagliato e ce l'ho messo sopra. E tutte le tenute classificate nel 1855, in quella che sembra essere una classificazione che aborre il concetto di terroir, sono sostanzialmente le 57 tenute top piazzate in quella che è la zona dei terroir migliori. Quindi evidentemente, seppur un meccanismo forse perverso, però questa classificazione ha funzionato anche dal punto di vista del terroir. Chiudo descrivendovi brevemente quelle che sono le situazioni bordolese di oggi. Oggi nel Medoc ci sono molte vigne in meno, si produce di più, i sesti d'impiatto sono molto più aumentati, il potere economico nelle mani di una strettissima cerchia di grandi chateau e négociants molto potenti. Ci sono state annate di penuria produttiva con un altissimo e spesso immotivato aumento dei prezzi, tenute vendute a prezzi molto alti a operatori spesso che fanno parte di grandi gruppi commerciali. C'è un cambiamento positivo, specialmente sulla riva destra, quindi un approccio più artigianale che punta più al rispetto del territorio e del terroir. Questo è un fenomeno più della riva destra, ma che si avvicina, ma che si sta piano piano anche spostando sulla riva sinistra. Queste caratteristiche, che sono l'andamento degli ultimi 40 anni di Bordeaux, ricordano molto quella che è la situazione attuale
un'altra grande zona francese, che è la Borgogna. Si stanno verificando in maniera molto simile le stesse cose che sono successe negli ultimi 30 anni a Bordeaux. Quindi, diciamo un po', la storia si ripete in quella che era forse la regione considerata la patria del terroir rispetto a tutto, e adesso invece le cose stanno cominciando a cambiare in una direzione più orientata al mercato rispetto a come era finora. Io ho chiuso, mi rendo conto di avervi fatto fare abbastanza tardi, ho messo tanta carne al fuoco, spero che ci sarà occasione di approfondirla magari in futuro. Quindi io vi saluto, non sto a tirarla tanto per le lunghe perché mi rendo conto di avervi fatto fare abbastanza tardi. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande o vi interessa approfondire alcune cose a cui ho accennato, questa è la mia mail, scrivetemi senza problemi. Grazie mille e buonasera a tutti.